quattro piani, sono sicuramente quattro scale e in ogni piano dovrebbero esserci 3-4 alloggi. Aspetta, niente, vieni qua, carichiamo quello lì. Sì, è uno sgombero che era comunque previsto, era stato condiviso in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. La necessità era quella di sgomberare questo stabile composto da 56 appartamenti, tutti occupati abusivamente. E lo scopo ovviamente di questo sgombero era quello di consentire ad Aler la ristrutturazione di tutti gli alloggi per consentire poi la successiva e futura immissione dei legittimi assegnatari degli appartamenti. I numeri che ci aspettavamo erano di circa 200 occupanti, di cui una cinquantina di minori. In effetti siamo più o meno su quelle cifre, siamo tra i 150 e i 180 occupanti che abbiamo trovato all'interno e di questi in effetti una cinquantina di minori. Siamo qui tutte le forze di polizia, quindi anche Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, c'è anche la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco, il 118 e ovviamente il Comune di Milano che grazie anche ai servizi sociali sta mettendo a disposizione tutta una serie di alloggi alternativi per consentire alle famiglie sgomberate di poter essere collocate in queste successive strutture. Italiani non ce ne sono, ci aspettavamo praticamente quasi la totalità dei sudamericani e in effetti così è stata, abbiamo soltanto quattro albanesi che presumibilmente albanesi che stiamo portando in questura semplicemente per l'identificazione. Ma che è uno dei più grandi sgomberi effettuato a Milano? Assolutamente, assolutamente, è impegnativo perché comunque si tratta di un intero stabile con 56 alloggi da sgomberare tutti insieme, quindi era sicuramente piuttosto impegnativo. Tutte le persone sono ancora dentro? Sono dentro, non mi lasciano neanche entrare per sapere come sta, perché lei da sola non c'ha marito. Non entrare, il fatto è che non lasciano neanche, anche infatti, se uno ha le amici dentro, non li fanno vuole entrare. Dare una mano, non lasciano neanche entrare. Appunto, non si sa dove andare, ci sono tanta gente che hanno i bambini, dove vanno? Questo è il punto.